stato tutte le categorie, incominciando dalla manovalanza, incominciando dagli edili, incominciando dai tecnici, incominciando dai commercianti. E comunque si è respirato un'aria diversa perché si è incominciato a lavorare sull'argomento, si è incominciato a dare delle risposte, e questo ha rassicurato molto. Noi ci assumiamo insieme all'amministrazione comunale di Orta Gatella tutta la responsabilità di quanto è stato prodotto, di quanto è stato fatto sulla materia dell'urbanismo. Noi ci assumiamo, condividiamo in pieno le scelte fatte dai tecnici comunali che sono stati deputati a tale lavoro, ai quali va il nostro incondizionato appoggio e la nostra sfida. Li abbiamo visti allora, li abbiamo visti lavorare, e a loro rivolgiamo ancora oggi un caloroso ringraziamento per l'impegno che stanno proponendo. Stasera siamo qui, non è niente assolutamente di, contrariamente a quanto si vuole far credere, ci saranno altre assunzioni di responsabilità, ci saranno consigli comunali che vedranno grosse assunzioni di responsabilità. Come diceva il compianto Enzo Dotto, siamo qui e ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Questi anni di lavoro, 3-4 anni di lavoro intenso, questi anni di sacrificio, questi anni di speranza, nessuno, ripeto, nessuno potrà permettersi di vanificare. Questi anni sono stati anni di e certamente non saranno passati in vano. E siamo stati testimoni, noi siamo stati testimoni che la parola data, presa, l'impegno preso in quest'Aula, comunque è stata mantenuta. E noi, a chi ha preso l'impegno, a chi ha dimostrato di portare avanti in piena sintonia con quanto aveva promesso, noi rinnoviamo, ripeto, noi rinnoviamo la fiducia e l'appoggio incondizionato al sindaco e all'amministrazione. E perché no? E rinnoviamo l'appello anche alle forze politiche. Rinnoviamo l'appello anche alle forze politiche. Ai consiglieri di minoranza, ai quali nel rispetto dei propri ruoli, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Però il ruolo che non può essere di quello di essere nemici, come si dice, nemici a prescindere, io sono nemico e basta. Non... Allora invitiamo di porsi in un'ottica propositiva, in un'ottica di concretezza, privilegiando perché anche, e perché no, anche nei modi, anche nei toni, il confronto, se fosse possibile, e non lo scontro. E questo non fosse peraltro per il bene del nostro paese e del nostro territorio. Scusatemi, ma io quando mi faccio il piano passo la parola a chi è stato molto molto per me, all'assessore Pazzi. Buonasera a tutti. Si vede che l'argomento è sentito, questo fatto nell'aula consigliare, il terzo convegno per dare delle informazioni, ogni volta la sala è stata sempre piena e noi veniamo qua a metterci la fascia su tutto quello che è stato il percorso politico e amministrativo per la redazione di questo strumento di pianificazione territoriale. Noi sin dal primo momento che abbiamo cominciato a parlare di redazione di strumento territoriale nel nostro territorio, l'abbiamo fatto sotto la spinta della cittadinanza, delle associazioni a cui Giovanni prima faceva il suo riferimento, e siamo partiti.
dicendo quella che era la nostra idea di città, quello che noi eravamo intenzionati a realizzare, cioè uno strumento che bonificasse il territorio da quelle come dire, piccole e grandi problematiche che esistevano e che realizzasse delle aree di aggregazione della gente in modo tale che questa crescita che c'è stata nella nostra comunità fosse integrata pienamente. Abbiamo chiesto diverse volte e in ogni occasione la collaborazione ai cittadini, alle associazioni e anche a tutti i consiglieri di minoranza o di opposizione come in questo momento si sta verificando. E non ultimo, nell'ultimo consiglio comunale, in uno degli ultimi consigli comunali, dove dalla bocca di parte dei consiglieri del PD è uscita la richiesta di partecipazione, di incontro con il sindaco e con i tecnici redattori del piano per discutere di come fosse nata la nostra idea e per discutere delle cose che noi stavamo facendo. Questo non ci è stato, non si è venuto sulla linea, il sindaco ha preso subito impegno e ha convocato la riunione con i gruppi, ma questi, tranne il capogruppo di maggioranza e il capogruppo Damiano, presenti e ascoltati, gli altri non sono nemmeno presentati, sulla loro richiesta non sono presentati. Per cui volevo far capire qual è il senso, qual è la loro idea di uno strumento che viene visto da loro solo come un momento di cementificazione e non come deve essere visto strumento capace socio-economico e capace di risolvere quelle questioni che esistono sul territorio. Continuano a dire che era un nostro sfizio, una nostra preoccupazione portata avanti. Non è così, perché i tempi di adozione e di approvazione venivano dettati dalla legge, dalle norme che ci davano una scadenza temporale nel gennaio del 2014. Oggi c'è stata una proroga, ma no, se non ci fosse intervenuta la proroga, oggi noi non saremmo stati in grado di portare in approvazione il nostro strumento urbanistico. E si continua a raccontare che è una sanatoria generalizzata, ma noi sin dal primo momento abbiamo detto che non intendavamo realizzare sanatoria generalizzata, anche perché lo strumento di pianificazione territoriale non è una sanatoria, ma chi sana eventuali abusi è il condono, che viene fatto con legge nazionale e con legge regionale. Oggi noi stiamo ricevendo ulteriori pareri sia da parte dell'autorità di bacino sia da parte dell'ASL e non ultimo, che è quasi sulla bocca di tutti, quello là della provincia di Caserta, che ci ha detto che il nostro progetto non è coerente con la programmazione sovracomunale. I nostri tecnici nel redigere lo strumento si sono rifatti alla legge 16 regionale, al suo decreto di attuazione, regolamento di attuazione, nonché al piano territoriale di coordinamento provinciale, all'interno del quale ci sono tutte le norme per redigere uno strumento. I nostri tecnici, l'ingegnere Adele Ferrante, l'ingegnere Claudio Valentino, l'ingegnere Salvatore Di Costanzo, si sono attenuti scrupolosamente a quello che loro hanno scritto nella norma. Loro ci hanno dato indicazioni di come prevedere una crescita, loro ci hanno detto quali erano i parametri da inserire e usare come moltiplicatori e oggi loro ci dicono che noi non abbiamo utilizzato quello che loro ci avevano indicato. Per cui non si capisce se, e questo non lo credo, i nostri tecnici non sono stati capaci di leggere
o chi ha dovuto scrivere quel parere lo ha fatto sotto dettatura. Noi non riusciamo ancora a capirlo. E questa sera, se ci sono anche altri interventi, i nostri tecnici daranno puntuali risposte a quelle che sono le argomentazioni poste in essere nella determina del capo settore, che ci dice che il nostro piano non è coerente con quello che è il piano territoriale di coordinamento provinciale. Però diciamo una cosa: noi abbiamo intenzione di continuare sulla scia e su questa prospettiva. Abbiamo intenzione di assumerci come Giovanni, ti rassicuro, noi ce ne assumiamo le responsabilità e siamo sicuri che alla fine del percorso, alla fine dello studio che stanno facendo, per rispondere punto punto a quelle che sono le obiezioni date dalla provincia, noi ci assumeremo la responsabilità di venire in Consiglio Comunale e di portare a compimento il percorso iniziato dopo 4 anni fa e che non possiamo buttare a mare dopo 4 anni di lavoro. Vi ringrazio. Si capisce la passione e la voglia dell'assessore, perché penso che si è speso come pochi per la redazione, per lavorare intorno alla. Abbiamo tra noi un rappresentante di uno dei parchi più numerosi che abbiamo ad Orta di Arena e che sentono sulla propria pelle la problematica che noi stiamo affrontando, che abbiamo affrontato. Abbiamo ritenuto giusto invitarlo, il rappresentante, e farlo partecipare, e al quale diamo la parola, perché noi abbiamo sempre registrato quelle che sono state, diciamo, gli appelli accorati che sono arrivati tante e tante volte in occasione di questi convegni. Quindi passo la parola al signor Grimaldi, che è rappresentante del parco, al compagno. Ringrazio per l'invito. La premessa è doverosa, cioè questo non è il mio ruolo, io non devo stare qua. Quindi ringrazio la candidata, ma io sinceramente dovrei stare dall'altra parte, no? Perché loro sono la nostra controparte, ma solamente perché io faccio parte di un comitato, come sta facendo il comitato del Cobaleno, che rappresenta centinaia di persone che attengono un grosso problema, con un indotto di migliaia di persone, perché il nostro parco, così come magari questa stessa realtà appartiene anche un po' a tutta la Orta di Arena, rappresenta centinaia di persone che hanno dei grossi problemi. Io non posso fare un intervento tecnico perché ci sarà la parte politica e tecnici che risponderanno alle nostre domande, ma il mio intervento, diciamo sì, particolare. Cioè in questo momento voglio parlare con voi come se stessimo a casa di uno di voi, a casa mia, a casa vostra, seduti dietro un tavolo, una tazza di caffè, e ci chiediamo quali sono le nostre problematiche. Perché io mi sento in questo momento il dovere di portare la voce dei cittadini comuni, cioè persone comuni, l'impiegato, il piccolo, diciamo sì, l'operaio, il piccolo artigiano, eccetera, eccetera, cioè quelle persone che hanno fatto degli enormi sacrifici di una vita per comprare una casa. Persone che da fuori sono venuti qua ad Orta, così come me che vengo da Napoli, sono venuti qua sperando che in questo paese avrei dato la mia vita, chiaramente, e quella dei miei figli che verranno. Improvvisamente mi trovo una doccia fredda da un giorno all'altro, in cui dopo aver acquistato dei sacrifici che tutti noi sappiamo, mi trovo un sequestro preventivo addosso. Chiaramente io non ho capito niente, come non abbiamo capito niente tutti quanti noi, perché uno dei problemi nostri è che chiaramente la persona comunque, la CH, spesso si fa, anche a volte commetto l'errore, di parlare troppo in un modo tecnico con norme, articoli, a volte c'è bisogno di farlo, ma altre volte la persona ha bisogno di capire esattamente qual è il problema, di che cosa stiamo parlando. E vi posso assicurare che in questi ultimi mesi ho parlato con decine, se non addirittura centinaia di persone. Non riescono a comprendere, perché a persona comune fa un altro tipo di ragionamento. Io sono venuto da Orta di Arena, ho comprato un appartamento, sono stato da un notaio, sono stato da una banca che ha fatto il mutuo, quindi tutta cosa. Perché improvvisamente mi ritrovo da un giorno all'altro come aveva fatto un sequestro preventivo?
dal mio punto di vista, da persona comune, come vi dicevo prima, è normale, andando da un notaio quindi è una persona che mi garantisce e l'istituzione, come vi dice, tutto a posto. A casa è perfetto, sta a posto, fine, tutto. Quando paga una banca mi dà una sicurezza, perché esiste la perizia, che è una perizia fatta da un tecnico dalla banca, che poi la banca successivamente diventa, cioè la casa successivamente diventerà, come tutti sappiamo, se fanno i poteri, quindi diventa una parte, già una garanzia del prestito che ci andranno a fare, tutti siete tranquilli, e dice non è così. E che se le persone dicevano, ma che sta succedendo? Qual è il problema? Allora il problema è che le persone lo vogliono capire. Come si fa a capire questo tipo di problemi? È un po' difficile anche da spiegare. È difficile da spiegare perché quando riguarda il nostro parco, chiaramente mi rendo conto e dico, ma perché mi hanno fatto un reale stato e noi siamo stati accusati come tanti altri di lottizzazione abusiva? Ma perché viene la lottizzazione abusiva quando normalmente io vengo, entro, vedo un parco che sta, chiaramente un cantiere che sta crescendo, eccetera, e mi faccio una domanda da semplice cittadino, va bene, tutto a posto, anzi dico di più. Quando qualcuno, per esempio, ha visto che ci stanno i traviggi che attraversano il nostro parco, la domanda più ovvia qual è? Vicino al costruttore, dice, scusate, ma questo traviggio perché sta qua? No, no, non mi preoccupate, la risposta è questa, è disattivato, o magari tra poco questo qua verrà tolto perché non c'è sta corrente. Tu ti rassicuri che vai a pensare, è possibile che si faccia un parco o un edificio sotto un traviggio? È assurdo, quindi la risposta deve essere con forza veritiera, è assurdo che non sia così. Allora la mia domanda, ma questo traviggio è stata fatta dopo che è stato costruito l'edificio, poi è stato fatto il traviggio e poi è stato fatto l'edificio. Che se una, è una cosa per far capire come è lo stato d'animo della persona comune. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la lottizzazione abusiva. Chiaramente la persona comune dice, ma com'è possibile la lottizzazione abusiva? Cioè nel momento in cui si comincia a costruire all'interno di un cantiere, si comincia a costruire un edificio, come si fa a essere una costruzione abusiva? Come è possibile che avvenga la lottizzazione? Cioè che si fa magari un piano in più, oppure fa una strada, oppure i palazzi vicino, oppure tutte quelle norme che vanno a creare la lottizzazione abusiva. Ma perché durante il periodo che si è fatta questa cosa, non è venuto mai nessuno a controllare un ispettore, la polizia, carabinieri, per dire guardate, sta facendo qualcosa di illecito, quindi bloccate tutto. Com'è possibile che me lo ritrovo alla fine questa cosa? E quindi sono domande che la gente non riesce a comprendere. Allora, a questo punto qua noi ci siamo trovati una lottizzazione abusiva. Come se non bastasse anche se c'è ancora un altro problema, che nel 2009 il nostro parco, come è successo magari anche da altre parti, abbiamo avuto chiaramente, che cosa è successo? L'annullamento del permesso di costruire in autotutela, perché la legge permette questa cosa, ci stava, non voglio farla lunga, ma ci stava delle cose, ma non viene, c'è stato un annullamento. Quindi noi ci siamo trovati con, primo, l'autorizzazione abusiva, che è un reato penale. All'autorizzazione abusiva, per chi non lo sapesse, perché chiaramente poi abbiamo fatto esperienza di questo, all'autorizzazione abusiva prevede che se alla fine viene chiaramente confermata, c'è stata la confisca dell'immobile, cioè dei terreni dell'immobile che c'è stata sopra, e non c'è stato niente da fare su questa autorizzazione abusiva. Allora a questo punto che cosa succede? L'unica arma per combattere l'autorizzazione abusiva qual è? È fermare la strada penale e andare nella strada politica amministrativa. Noi abbiamo, ecco, a questo punto qua voglio arrivare al punto, non voglio essere troppo lungo perché voglio dare la possibilità ai nostri politici e tecnici chiaramente di riuscire a spiegare la situazione, però voglio far capire bene il nostro problema. Noi teniamo la lottizzazione, andiamo, non pensiamo al passato, pensiamo a quello che andiamo a fare, teniamo la lottizzazione così. Fortunatamente per noi diciamo così che abbiamo il nostro comune, che è stato uno tra i primi comuni a iniziare, non adesso, da tanti anni, a cominciare a preparare il punto. Il PUC chiaramente è lo strumento urbanistico che ci permette di andare a sanare laddove è possibile il territorio di Orta, dove ci sono degli illeciti, ci sono delle illegalità. Allora noi questo PUC non ci serve, perché la stessa legge che dice, come dicevo prima, la lottizzazione abusiva non c'è sta niente da fare, ma porta alla confisca una volta che è stato confermato il reato, dice anche un'altra cosa, che la volta che il comune, il governo del territorio si dà da fare affinché chiaramente si faccia un PUC e quindi si possa sanare attraverso lo strumento del territorio, attraverso gli strumenti urbanistici, questa situazione non si può sanare anche attraverso un PUC posto in eccetera eccetera. Allora abbiamo il piacere e la fortuna per quando noi che abbiamo questo PUC. Questo PUC chiaramente deve essere poi successivamente approvato, ma nel frattempo, durante tutto questo periodo, abbiamo avuto ancora altri problemi. Perché io mi rendo conto che c'è stata un'opposizione che la pensa diversamente, cioè sempre dalla persona comune, da uomo di strada, mi rendo conto che c'è stata politica che è fatta in questo modo, ma quello che io non riesco ancora a comprendere però è questo. Nel momento in cui c'è stata una cittadinanza interna che ha dei problemi,
io penso che anche l'opposizione, pure chi non la pensa nello stesso modo, si mette a tavola e dice: guardate, noi la pensiamo diversamente, però in questo momento noi ci otturiamo il naso e per il bene dei cittadini chiaramente cerchiamo di creare le condizioni affinché determinate cose vengano fatte per andare a tutelare i cittadini comuni. Qua invece questa cosa non viene fatta, non riesce a comprendere perché durante questo percorso a tutt'oggi abbiamo un'opposizione che invece di aiutare i cittadini crea di tutto e di più per creare condizioni per dare una spallata a questa amministrazione. Allora secondo me c'è stata qualcosa che non va, c'è stata qualcosa che noi cittadini dall'altra parte dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo cercare di comprendere e di capire questa situazione, perché in questo momento invece serve l'amministrazione tutta attuale e anche la parte che non è d'accordo che deve aiutare i cittadini a risolvere questa situazione, questo problema che già abbiamo. Questa è la nostra esigenza primaria. Per fare questo c'è bisogno della protezione del PUC che venga, perché il PUC deve essere approvato, deve essere approvato, perché io ritengo dal mio punto di vista personale, dal punto di vista che delle persone che mi stanno intorno e dal punto di vista anche tecnico, perché anche noi ci siamo abbassi di tecnici per poter comprendere questa situazione, che questo PUC dal nostro punto di vista può andare bene come sta, magari dovrà essere fatto qualche aggiusto, qualcosa in corso dopo, perché se no è un problema che sarà per la parte politica e tecnici di merito, ma è una cosa che si deve fare. Ma questo non è una dura provincia, noi eravamo il problema della provincia che chiaramente doveva fare di coerenza anche la provincia, diciamo qualcuno, ecco, ancora una volta c'è stata una parte di, diciamo sì, la parte opposta, politiche di persone che non sono d'accordo, che hanno esaltato la bocciatura da parte della provincia, mettendo questa parola bocciatura, come per dire, tutte quelle che si è fatte, fino a morte, quando guardi bucche da buttare. Infatti in questi ultimi giorni ho fatto una fatica enorme per cercare di far capire alle persone che guardate, che la bocciatura è una cosa e il parere di coerenza è un'altra cosa. Perché così chiaramente ho cercato di studiare, di approfondirmi, ho parlato con tante persone e sono due cose completamente diverse. Attualmente abbiamo pareti di coerenza che non è stato dato, non ha niente a che fare con bocciatura, perché continuava a dire bocciatura come se tutto fosse sbagliato, tutto da buttare, per creare quel panico nella popolazione, nelle persone che non riescono a comprendere di che cosa stiamo parlando. E invece non è così, non è così, perché questo è quello che abbiamo visto. Noi quello che dobbiamo fare in questo momento, secondo me, è quello di creare degli impegni dalla parte politica, perché noi abbiamo bisogno di risolvere il problema. Io personalmente, insieme a tutte le persone che mi stanno vicino, abbiamo un problema: a riavere un'altra volta le nostre case. Per riavere le nostre case, la strada attuale qual è? Quella politica, quella amministrativa, e la dobbiamo fare. Approvazione del PUC, anzi, io l'ho chiuso in 5 punti, e li voglio dire. Una, chiaramente, che già abbiamo detto, che c'è stata fatta una promessa da parte dei sindaci, la data in cui si dovrà approvare il PUC. Secondo, il ripegno che la problematica urbanistica di oltre a te la troverà soluzioni in questa consigliatura. E che se l'hanno impegno effettivamente i sindaci già l'ha detto, penso che lo faccia, perché è facile speculare dopo le elezioni farò e dirò, fatta a me. Terza cosa, i impegni che saranno tenuti nella dovuta considerazione la presentazione dei due apostumi, perché è importante la parte dei due apostumi, che noi abbiamo già avuto precedentemente, diciamo sì, qualche altra doccia fredda sarebbe sul fatto delle osservazioni, ma non voglio entrare in merito a questa questione delle osservazioni che abbiamo fatto per delle controdeduzioni, ci sono stati problemi, cioè non sono state approvate, andiamo a vita, ma abbiamo bisogno di questi inviti. Un altro impegno che abbiamo bisogno è che la sanzione comunale che deriva dall'articolo 38, di tutto ormai abbiamo imparato a conoscere, sarebbe il fatto della riedizione del permesso di costruire, venga vagliare attentamente dall'amministrazione comunale al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per non aggravare ulteriormente il peso economico delle famiglie, perché sappiamo bene che cosa significa per ammettere un altro in mezzo alla riduzione del permesso di costruire. E l'ultima cosa, l'impegno che laddove sia possibile, dove non è prevista gli strumenti urbanistici, si intervenga con le dovute varianti. Cioè tutte queste cose sono quelle cose che messe insieme vanno a creare, diciamo così, dovrebbero creare una certa tranquillità ai cittadini di Orte su questa questione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, cercando di essere quanto più velocemente possibile, e passo la parola chiaramente alle persone che ci devono dare le risposte di questo. Grazie. Se qualcuno pensava che questi appuntamenti, queste riunioni
fossero delle semplici passeggiate oppure o pura propaganda. Penso che con l'intervento del signor Di Maio sia stato ampiamente sentito, ma d'altra parte noi abbiamo detto che questa è la sede deputata anche per dare voce a chi particolarmente soffre queste situazioni in questi momenti. Caro ingegnere, ma allora queste scelte sono state scelte ponderate, sono state scelte ragionate, sono state scelte prese in piena responsabilità? La parola all'ingegnere Claudio Valentino, capo redattore del Buonasera, io non sono capo redattore, ma sono uno dei progettisti del book, forse per la facilità che ho nel parlare, mi fanno sempre prendere la parola e interloquire con tutti coloro che intervengono a questi convegni e fanno domande. Questo convegno ancora una volta ci ritrova a parlare dello strumento urbanistico generale del Comune di Orta di Atena e ancora una volta ci ritroviamo a ritornare su dei temi che sono stati toccati sempre e comunque durante questi incontri, o quantomeno hanno sempre trovato diritto di cittadinanza nelle affermazioni che noi progettisti abbiamo fatto. Sul PUC di Orta, quello che è stato redatto, vi sono molti pregiudizi nel vero senso della parola, cioè giudizi dati prima. A noi progettisti ci sarebbe piaciuto che qualcuno se lo fosse letto, perché fino ad oggi ci è sembrato che tutti ne parlano, tutti commentano, ma che cosa abbiamo voluto noi progettisti fare, ci siamo riusciti o non ci siamo riusciti, non è chiaro a nessuno. Il PUC si propone tre obiettivi. Il primo è dare gli standard a un territorio sul quale vivono 26.000 abitanti e che non hanno a sufficienza parcheggi, zone verdi, scuole, servizi pubblici, infrastrutture e quant'altro. Questa è la prima cosa. Il secondo punto, applicando in maniera pedissequa quelli che sono i dettami del PTCP della provincia di Caserta, limitare lo sviluppo possibile dal 2007 in poi. Secondo il PTCP, dal 2007 in poi, e non mi sembra il caso in questo momento di leggere i passaggi delle norme del piano provinciale, perché nella lingua italiana ad ogni parola è dato un significato preciso, che ne dica poi la provincia quando lo deve applicare. Sul comune di Orta va distribuita una quota dei 15.000 nuovi appartamenti possibili e realizzabili in tutto l'agro aversano dal 2008 al 2018, un'aliquota che supera di poco il migliaio. Il PUC di Orta ne prevede per una semplice crescita naturale della popolazione vigente ulteriori 700 erotti. Poi si pone il problema di cosa fare di tutto ciò che è stato costruito fino al 2007, sul quale si deve aprire un grande discorso per evitare che, al di là di quelli che sono i titoli giornalistici che sono d'effetto, che i giornalisti scrivono apposta perché così il lettore va a leggere ciò che c'è nell'articolo successivo, si parla di abusivismo. Secondo la legge italiana, col termine abusivismo si va a identificare un immobile costruito senza permesso o in difformità del permesso rilasciato. A Orta di Atena noi abbiamo una casistica unica nel panorama campano o di altre zone di nostra conoscenza, cioè sono stati costruiti tutta una serie di immobili
conformi al permesso rilasciato. È il permesso che è pieno di vizi. Questo è stato rilevato non da noi, ma è stato rilevato già da alcuni anni, quando altri, prima di noi, amministrazioni precedenti a questa, hanno esaminato questi permessi e hanno cominciato ad annullarli. Questa casistica rientra nella legge nazionale, nel cosiddetto articolo 38 del testo unico dell'edilizia, che è una norma residuale, poco usata, perché diciamo sono casi che nella generalità del panorama edilizio italiano capitano poche volte. Invece qui a Orti di Atene è il caso più frequente. La norma di legge italiana, perché noi solo applicando le leggi possiamo arrivare alla risoluzione dei problemi e non con le fantasie, la norma di legge italiana, lo dico perché vedo in platea molte persone che non mi sembrano essere tecnici, dice una cosa bellissima, il titolo è interventi eseguiti in base a permesso annullato, quindi già non parliamo di abusivismo, parliamo di qualche cosa che è un poco diverso. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, quindi quando non si possa eliminare il vizio o demolire l'edificio, il dirigente responsabile del competente ufficio applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del Territorio. Quindi, in primis, tecnicamente non è possibile prendere nessun impegno sul valore dell'operazione, perché non la decide il Comune, la decide l'Agenzia del Territorio. In secundis bisogna vedere se l'immobile non è demolibile, cioè se non sia dotato di tali di quei vizi per cui comunque debba essere demolito. Mi riferisco per esempio a immobili troppo vicini alle linee elettriche, immobili che sono in zone di assoluta inedificabilità, immobili che sono in zone che contrastano completamente con la pianificazione urbanistica, per cui non è possibile applicare qualcosa di diverso dalla demolizione. Tutto questo nel PUC, che è uno strumento di pianificazione e non uno strumento di attuazione, viene lasciato alla verifica successiva nei 5 anni di attuazione. Cioè nel PUC, nello strumento urbanistico generale, non è possibile, perché non lo prevede l'atto di pianificazione, andare a dire l'edificio A lo demolisco, l'edificio B lo salvo, l'edificio C sanno i vizi. Tutto questo è ripartito per zone, lasciato alla valutazione successiva che verrà fatta o dall'ufficio tecnico o dal cittadino che vuole collaborare con le istituzioni a risolvere i suoi problemi. Non a caso il PUC prevede per tutti gli immobili nelle zone in cui teoricamente doveva essere fatta precedentemente una lottizzazione, chiamiamo le cose con il loro nome più noto, non Curcuba, che sembra una sigla un po' strana, prevede la cosiddetta verifica di legittimità. La verifica di legittimità significa andare a verificare che cosa è stato fatto e se qualcosa è stato fatto in più. Ora, poiché il PUC non è e non può prevedere nessun tipo di sanatoria, questo è meglio che ci mettiamo d'accordo subito, perché altrimenti vengono fuori degli equivoci. L'unico mezzo per far passare una sanatoria è la legge dello Stato, non è il PUC. Il PUC prende le leggi e le applica, è una cosa un po' diversa. Poiché il PUC non può dare la norma oggi a cui fare la verifica, il PUC fa fare la verifica degli immobili in base alle norme del piano regolatore, cioè alle norme vigenti al momento del rilascio del permesso. Altrimenti sarebbe bello e facile dare una norma ora per allora per risolvere tutti i problemi con un colpo di spugna. Così non è, e così non sta scritto da nessuna parte, che se ne dica.
e che qualche dotto conoscitore della materia argomenti in tal senso. Non è così, non sta scritto da nessuna parte, anzi, è scritto quello che ho detto io. Ed è anche abbastanza singolare che leggiamo nel dotto parere che ha emesso la provincia un passaggio tale quale vi leggo: non appare comprensibile la ragione per la quale le norme di attuazione contengano in appendice le norme del PRG, si suggerisce che vengano tolte. Questo significa che chi ha redatto questo parere il book di Orta di Atella non se l'è letto nemmeno, perché se non ha capito qual è l'elemento essenziale per trattare i 3.500 immobili costruiti oltre le previsioni del PRG, cioè ricondurli nel panorama legislativo locale, cioè nel PRG, in base al quale sono stati emessi i titoli che li hanno fatti costruire, significa che del PUC non ha capito niente, non se lo è neanche letto. Noi progettisti lo abbiamo riguardato, abbiamo pensato che potevano nascere dei dubbi interpretativi, qualche equivoco, lo abbiamo riguardato. Non è proprio possibile equivocare, quindi chi ha scritto queste cose, secondo noi, le carte non le ha proprio aperte, non le ha lette, non le ha guardate, non so proprio come altro potermi... Da qualche altra parte abbiamo sentito parlare che modificando le norme odierne, cioè introducendo un PUC con delle norme particolari, si andava a risolvere il problema della cosiddetta doppia conformità e arrivare a una sanatoria. Anche questa è una cosa abbastanza inconsistente, perché se io oggi mi vado a fare la norma come mi piace a me, scusatemi un modo di esprimermi abbastanza elementare, e non ho risolto assolutamente nulla. La legge dello Stato prevede che un edificio possa essere sanato in via ordinaria se è conforme alle norme del momento della costruzione e al momento della richiesta di sanatoria. Se oggi l'immobile in astratto fosse conforme alle norme del PUC perché io gliele ho create ad hoc, ma non è conforme alle norme del piano regolatore, l'immobile non può avere la sanatoria. Quindi anche questo ipotizzare falsamente che abbiamo creato uno scenario attuale favorevole a muoversi in tal senso, anche questa è una bufala, è una stupidaggine, perché l'immobile per ritornare nella legittimità deve essere conforme alle norme del momento del rilascio del titolo, cioè al momento in cui è stato costruito. Se ciò non è possibile, l'altra via è utilizzare quel famigerato articolo 38 che prevede delle sanzioni elevate, decise, ricordo, non dal comune, dall'agenzia del territorio, da un organo terzo. Terza via non c'è. Queste sono le uniche due che noi conosciamo, secondo il panorama legislativo vigente. E non abbiamo altre soluzioni da proporre. Non a caso, ma immagino che il sindaco dopo si ci tratterà un pochino più particolarmente questo punto, abbiamo ipotizzato un secondo giro di consultazioni istituzionali proprio per vedere se con qualche altra autorità è possibile trovare delle vie diverse, perché al di là che applicare queste leggi che ho appena citato, noi altre vie allo stato attuale dei fatti non le abbiamo trovate. Poi in questo momento, perlomeno ieri o l'altro ieri, al Senato un politico molto attento, perlomeno con la collaborazione di un politico molto attento alle problematiche del territorio, il senatore Cavacchione, è stato approvato un primo passaggio di un disegno di legge che dovrebbe opportunamente graduare le demolizioni, ma questo andremo a vedere cosa sarà poi la legge effettiva che uscirà fuori e quale potrà essere la ricaduta
e se ci sarà ricadute anche nel nostro territorio. Al momento non ci possiamo esprimere, quindi il panorama legislativo nel quale si è mosso il PUC di Orte di Atella è quello che ho citato prima. Non abbiamo al momento ulteriori novità sulle quali poterci muovere, così come pure è vero che la dialettica politica può anche essere forte, molto accesa, ma è normale in una dinamica democratica che contraddistingue la vita italiana, del popolo italiano in questi giorni. Però leggere anche su alcuni manifesti, punto primo, nessuna demolizione, non credo che siano impegni che nessuno possa prendere, perché se un immobile si demolisce o meno non lo decide la maggioranza, non lo decide un'altra maggioranza, non lo decide un PUC, lo decide la legge, e la legge è quella che si applica, non si interpreta, né naturalmente può essere opportunamente, diciamo così, elasticamente applicata in un caso rispetto a un altro. Il PUC di Orta, nella progettazione fatta da noi, questo fa, e solo questo fa, non prevede di fare null'altro per il momento che non sia un riequilibrio e una bonifica urbanistica del territorio. Io sono a disposizione se ci sono domande o questioni di qualche genere, altrimenti passo la parola al nostro ospite. Delle cose lo dico, il portavoce parla a nome di tutto l'intero gruppo di progettazione formato dall'ingegnere delle Ferrari, dall'ingegnere di Catania, ai quali va, e lo ripeto, va tutta la nostra incondizionata fiducia e tutta la nostra incondizionata stima. Sindaco. Ecco, buongiorno. Volevo innanzitutto salutare i presenti e soprattutto ringraziarvi per sia la presenza ma soprattutto per la pazienza che hanno ancora una volta nell'ascoltare chi con i sottoscritti, i vari relatori, ancora una volta si incontrano e discutono di un problema abbastanza complesso, abbastanza problema particolare, la cui soluzione sembrerebbe un miraggio, per cui noi sottolineo la grande responsabilità di una popolazione, la grande maturità, soprattutto nel non farsi strumentalizzare rispetto a una reazione emotiva, soprattutto evidente che ci sono diverse famiglie che stanno vivendo momenti particolari da qualche anno a questa parte. Non mi riferisco solo a coloro i quali sono stati oggetto di un'iniziativa penale da parte dell'autorità competente, rispetto a chi è una cosa che interessa un altro binario, non certamente questa sede. E ripeto, nel presentare avere ancora fiducia, non sono solo quei soggetti lì, ma sono diverse situazioni che in cui sono venute fuori una serie di contraddizioni, in particolar modo non la lottizzazione abusiva, ma la carenza di lottizzazione che poi ha portato a una serie di revoche da parte della terra commissariale, in minima parte, in larga parte da parte di questa amministrazione comunale, alla fine di questa parte, anzi in alcuni casi sarebbe interessante un po' andare ad approfondire, e spero che chi è impegnato, in particolar modo le forze dell'ordine, facciano chiarezza e vadano ad approfondire una serie di sospensioni fatte da parte dei tecnici, dei commissari,
poi sono stato oggetto così di una sorta di dimenticatoio in zone particolari, e hanno lasciato di cantare e non hanno proceduto invece a poi le successive reuniche. Ma poi c'è alcune zone nelle parti della regione. Vorrei sottolineare un'altra cosa che ritengo un valido primato di questa maggioranza, di questa giunta, quella lì che siamo l'unico comune della provincia di Caserta che è la terza volta si incontra una cittadinanza, un grande coraggio, mettendo in discussione il lavoro, delle professionalità, delle cose dette pubblicamente nei vari consigli comunali, attraverso anche manifesti pubblici, la terza volta si incontra la popolazione per fare un punto della situazione. Questa volta, a differenza delle altre volte, mentre le altre volte forse era anche un obbligo, tra virgolette, morale, politico, amministrativo e anche normativo, questa volta invece è una cosa che è stata resa necessaria da qualche titolone sui giornali, relativamente al fatto che la provincia ha bocciato il piano urbanistico comunale di Orchiavella e soprattutto anche da iniziative politiche che reputo legittime, in perfetta continuità sotto l'aspetto dell'azione politica da parte di gruppi politici di opposizione, ovvero di consiglieri comunali, di alcuni consiglieri comunali di opposizione. Non mi scandalizzo più tanto, ne faccio appelli, considerate che è stato questo problema avviato, trasferito dalla sola maggioranza, la maggioranza è del tutto evidente a risolverlo o a non risolverlo. Ripeto, siamo stati costretti a fare questo incontro, ben volentieri, per chiarire innanzitutto a quei pochi che la provincia, così come la regione, così come l'autorità di bacino, così come l'ASL, così come il Ministero dei Beni Storici, quello architettonici, quello archeologico, non ha nessun potere di bocciare il piano urbanistico comunale. In base alle norme vigenti, nell'ultimo regolamento dell'agosto del 2011, se non sbaglio, meglio conosciuto per il momento dell'assessore legislativo, attualmente parlamentare o senatore, il potere di adottare, approvare e della giunta e del consiglio comunale. Consiglio comunale rispetto all'ultima parola, oggi può essere anche la passerella, può essere letta, vista come passerella. La verità e la vera chiarezza si farà in un consiglio comunale quando l'argomento completo di tutti i pareri, non è solo quello della provincia, è quello dell'ASL che arriva con prescrizione, è quello della autorità di bacino che ancora deve intervenire, è quello dei vari enti sovraccomunali ancora sospesi, quando arriveranno questi pareri? Entro qualche mese il piano sarà completamente a posto sotto l'aspetto procedurale e formale. Se ci saranno, come mi auguro, delle controdeduzioni precise e specifiche da chi ha la mia piena e totale fiducia, sia come rigore morale, soprattutto come alto livello di professionalità, e mi riferisco ai tre tecnici progettisti del piano, i quali grazie al loro lavoro e alla loro applicazione hanno comportato anche le casse del comune, anziché di pagare 200.000 euro, ma esattamente il 75-80% di me che hanno pagato altri comuni, perché non abbiamo fatto ricorso all'esterno, ma servendoci di professionalità interne. Quindi è bene fare pure questa chiarificazione. Siccome il piano, il PUC, è stato accompagnato alla provincia in merito alla richiesta di parere di coesione al piano territoriale provinciale di coordinamento, è stato accompagnato da dichiarazioni da parte loro che dichiarano che si assumono la responsabilità di perfetta coerenza, allora dobbiamo totale fiducia. Ho avuto la fortuna o la sfortuna insieme a altri di partecipare ad un incontro di provincia. Io dico, si va avanti con immenso coraggio, si va avanti, attenzione, e qui do la prima risposta già al presidente Grimaldi, nella prima parte dell'intervento è stata la critica all'operato delle diverse amministrazioni comunali, che io accetto, faccio niente, ne sono sempre assunto la responsabilità, quindi non era preparata, ne fa parte organica un ragionamento di strumentalizzazione della vicenda, la prima parte totalmente, la seconda parte molto costruttivo, perché è così che si fa politica e si pone rispetto a chi rappresenta in quel momento l'amministrazione comunale, un momento difficile di sfiducia totale, di cercare anche di aiutare chi, come me, più forte in diverse occasioni, a tutti, a chiesto aiuto, perché il problema è complesso e quando è complesso la soluzione è difficile.
chi dovrà far chiarezza non è l'assemblea di stasera, ma è la riunione del Consiglio Comunale, quando all'ordine del giorno non ci sarà la discussione sterile, propagandistica, inutile e retorica sul PUC, a che punto stiamo, che ha detto la provincia, dove andrà, a Marcianise si deve fermare, si deve tornare, quando ci sarà la discussione e l'approvazione del piano regionale, che non avverrà, attenzione, non avverrà assolutamente nel corso della prossima campagna elettorale. Scadranno i termini della consigliatura nel marzo, io non lo so, marzo del 2015, il piano sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale per la definitiva soluzione, non un mese, 15 giorni prima o 6 mesi dopo, considerate che vi è stata una proroga che fa traslare i tempi fino a luglio del 2015. Assolutamente no, assolutamente no. Il piano, molti mesi prima della scadenza, verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione o la non approvazione. Attenzione, nemmeno il Consiglio è chiamato tecnicamente o giuridicamente, lo dico a quei tanti professori che insomma in questo video, quella inflazione di professori insomma di grande capacità illustre che stanno caratterizzando, cercando anche di voler dire la loro, raccontando fesserie, però il buco, il buco nell'acqua lo fa chi va raccontando fesserie, non riesce a sfondare, non riesce a trovare niente, consenso, niente. Tanto è vero che molti hanno capito che e il Consiglio è chiamato a dare l'ultima parola, non per bocciare, o approvare o rielaborare, ma non si boccia più, rielaborare il piano sulla scorta delle osservazioni, non solo della provincia, ma anche da parte delle altre autorità, ASLO, il Baci e quant'altro. Mi pare una cosa abbastanza evidente e chiara, caro Giovanni, mi piace, forse inutile, sarò ripetitivo, ma è bene, diciamo così, chiarire e sottolineare anche con forza e con toni abbastanza particolare qual è lo stato attuale, qual è la responsabilità e soprattutto quando finalmente cerchiamo di chiudere questa vicenda, anche per pensare ad altro, perché i problemi purtroppo di questo paese non sono solo quelli del PU, ma ce ne sono anche tanti altri. È chiaro, si fa una scelta di priorità, così come a livello nazionale non è la priorità, la vera priorità la legge elettorale, ma la pressione fiscale, la disoccupazione, l'emarginazione e tanti di quei problemi purtroppo che spesso sfuggono a noi politici in generale. La priorità diventa ed è quella del piano urbanistico comunale per mettere un punto fermo e soprattutto dare maggiore serenità, un piano che, come è stato ripetuto dai tecnici, dall'assessore, non è una sanatoria perché non entra nei nostri poteri, non entra i nostri poteri di pianificazione, quello della sanatoria, costituzionalmente la Regione Campania, ovvero il governo e il Parlamento attuali sono momenti diversi. È chiaro che ci sarà una soluzione che possono essere superate, altre che vanno superate in modo doloroso, questo è chiaro, è tutto evidente. Ma la cosa importante è che il PUC rappresenterà un punto fermo e mettere a disposizione uno strumento per superare. Mi devo lamentare di una cosa, però, nonostante che vi sia la possibilità, già in questa fase, in questi linee della definizione del PUC, di ricorrere a strumenti normativi nazionali come l'articolo 38 del DPR 380 del 2001, poche sono state le pratiche che sono state consegnate o sollecitate al Comune. Cioè, comunque, nonostante questa fase, voglio dire, ci si può già cominciare ad aprire, come ha fatto qualcuno, di tavoli di confronto e cominciare a già predisporre gli atti propedeutici in modo per stare maggiormente tranquilli. Perché hanno ricevuto questo atteggiamento? Francamente, ma sotto l'aspetto istituzionale, non lo capisco. Nel momento in cui un sito che è anche consigliere provinciale si fa una chiacchierata con l'assessore all'urbanistica, incontrandolo così nei corridoi della provincia, a proposito, come sta quella... No, se viene, ma ragioniamo con l'architetto Fracassi, responsabile del settore, perché una volta il CPM dava il parere per il Consiglio Provinciale, oggi è una semplice istruzione responsabile del settore urbanistico, il dirigente. Vabbè, incontriamoci, vado lì, mi esterno una serie di preoccupazioni, di mani maggiori, non è stato rispettato, è stato quell'altro, le consiglie, che volete da qui qua, insomma, giungono dalle 4, 9, 8, 10,
sono arrivate ricorso, denunce, insomma, da parte di consiglieri di opposizione, di avere l'evidenza, così, ecco, così c'è tutto che sono responsabile, sia a posto, che cosa non a posto. Ma fa una serie di obiettivi sul piano del suo ridimensionale, non solo dimensionale, c'è un barone, questi leader tecnici, loro probabilmente devono ritornare alla scuola elementare, forse non hanno capito niente. Caro assessore, facciamo un incontro, un tavolo di confronto, voglio rendere conto se hanno sbagliato tutto, la filosofia, la sbaglia, la documenta le normative. Ci incontriamo lì, non eravamo solo io e loro, l'assessore con il tecnico, loro il 9 dicembre, se non sbaglio, i tre tecnici, l'assessore all'urbanistica, io, qualche consigliere comunale, l'avvocato Giorello e il suo primo dirigente in ufficio, prima aiuto avvocato, insomma, Peppe Costanza, ex consigliere congiato, ci siamo in attività, lui capisce questa cosa, lui esprime questa cosa, basta uno dei tre tecnici, guardate, verità pure, tra l'altro farà parte di un esposto che il nostro avvocato penalista sta predisponendo il fatto che è accaduto, perché è un fatto veramente particolare, andiamo a verificare se ci sono dei toni rispetto a un atteggiamento veramente inopportuno, inadeguato, poco professionale, poco corretto, che secondo me travisa anche gli estremi di non plus da parte della provincia nei confronti di Orte di Adele. Allora, fase sti così, intervenuto dei tre tecnici davanti al dicendo, dice, ma guarda, ma la norma che tu hai approvato dice esattamente che tu non devi conteggiare dal 2001 in mano ai Orte di Adele, ma li devi conteggiare dall'adozione del PTCP avvenuto nel 2008. Sì, è vero, però che volete da me? Io non me la sento di dare un parere di conformità. Io una volta erano 12 persone nel CPR e si assume la responsabilità, che volete da me? Con mano in fronte, che volete da me? Fate quello che volete, fate ricorso a TAR, io non me la sento. 10 di noi, io senti, facciamo una cosa, vogliamo sospendere, vogliamo approfondire questa cosa con avendo un incontro con ponendo un quesito alla regione, ad altri enti, con la prefettura, che mi dice? Perché dico, se come dici tu, e come si fa il piano d'oro? Non lo so, infatti non lo so perché, che dici? Altra domanda. A quel punto lì, infatti, come concordiamo? E concordiamo insieme, anzi, la nota la prepara lo stesso, dici, sospendiamo il parere, non ritirare, come è stato detto impropriamente e vergognosamente, e non mi riferisco solo all'aspetto o ai coloro i quali gli addetti lavori, insomma, anche a qualcuno della stampa, non si fa per caso, ma come dice, insomma, vergognosamente come è stato affermato di dire il piano, come la resa, così e quindi insomma concordiamo, protocolliamo il giorno 13, se non sbaglio, alcuni giorni dopo, parlo con l'altro, una nota, comunque tutto a posto, arrivederci. Il giorno che faccio l'avviso della lettera aperta di come stava la vicenda, perché già si stava scatenando un po' di ferie, ma che è successo? È bocciata, hai visto? Che telefonato, facciamo una lettera informativa alla città, inutile, perché anche da quello che ho capito ognuno è in grado ormai di capire, anche se c'è una lezione istintiva, non va di comprendere bene i termini della questione. Ma io mi dubito che qualcuno, qualche consigliere comunale lo faccia per strumentalizzare, secondo me una propria insomma, no, stiamo ancora all'anno zero rispetto a questo argomento, no? Al di là della cattiva fede o meno, allora la mattina chiamo l'assessore Mancini dall'ufficio tecnico, pronto, allora domani viene a ritirare a che ora devo venire? Chiamami più tardi, alle 2 arrivo un provvedimento, dopo la lettera arrivo un provvedimento con una data del 13, partenza da parte dell'ufficio, ma l'ho volato in segreteria quanti giorni dopo, da settembre è passato fino a giorni dopo, ed è tutto evidente che c'è stata qualche pressione dopo la no, ma per fare che cosa? Dice un sindaco che tra lettera che ha sospeso, invece il giorno dopo la provincia ha fatto innanzitutto, ed è tutto evidente, essendo un consigliere opposizione, però noi mezzi di questa gamba lì si diventano una figura, assolutamente no, perché lo dobbiamo ringraziare, se sospendavamo il parere e si apriva una discussione a destra e a mano, passavano 7-8 mesi, hanno mandato un parere abusando, se becchi una risposta di quello che è accaduto all'autorità competente e verificheremo se ci stanno creati da parte loro. Si accelera il processo, considerate che continuo ad avere piena fiducia non solo io nei confronti delle capacità tecniche, del rigore morale da parte dei nostri tecnici progettisti, ivi comprese l'amministrativista, il professor D'Angioletto, e si accelera e quindi si porta in consiglio lì, quindi dobbiamo ringraziare, ma no, veramente non riesco a capire, così come non riesco a capire,
ancora un accanimento, credendosi come provincia probabilmente, e qualche consigliere comunale con ricorso a destra e a manca, credendosi di colpire il sottoscritto, è come è una mentalità, per quanto giustificata, diciamo così, nobile, come adesso, una mentalità palestinese, cioè quello di colpire nel buccio e mettere la bomba, faccia bambini di qua, facciamo scoppiare un aereo con 50, cioè così si condanna un ritardo e si condanna, non sottoscritto, ma un paese intero! Questo è il punto della situazione! Questo è quello che non riesco a comprendere! Che impegno deve, ma che altro impegno deve assumere il Presidente della Giunta? Nessuno si impegna. L'unico stimolo che deve avere è quello di continuare a fare l'amministratore e a fare un'inizio, sarò più presente. Ma non solo questo, e vado a conclusione, scusatemi della lungaggine. La legislatura scala, il piano si potrebbe attuare fino al 2011. La consigliatura scade a marzo. Quindi, marzo 2015, il piano sarebbe portato in consiglio, molti mesi non possono dire, fra 2-3 mesi, come appena arrivano tutti i pareri, per essere approvato, perché siccome fece un appello, che non fu ben compreso, avanti a tutti, a gruppi politici anche di opposizione, cerchiamo di non ostacolare troppo questo cammino, se non lo ostacoliamo, gennaio, febbraio lo adottiamo. Io sono un impegno a chiudere la legislatura prima, a tornarmi a casa, o perlomeno non impegnarmi più a livello locale. Chiudiamo l'argomento, ce ne andiamo a votare a maggio, perché le dimissioni dovevano arrivare il 1 di marzo, non è stata ricevuta, sappiamo, probabilmente c'è interesse da parte dell'opposizione di opposizione a continuare a farmi fare il sindaco, perché loro più che altri credono in me e bene. Io assumo impegno che prima della scadenza, molti mesi prima, porterei in consiglio il piano e lo voterò 2 mani, ci sarà sicuramente la maggioranza che lo voterà e mi ripresenterò alle elezioni come candidato sindaco. Buonasera. Ringrazio.